Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In alcune precedenti puntate della nostra serie abbiamo raccontato la storia di squadre alternative in grandi città, fuori dal solito circuito dei derby locali o della squadra di riferimento. Lo abbiamo fatto con Roma, raccontando le storie della Lodigiani e del Banco di Roma, ancor prima con Milano e la vicenda dell'US Milanese, e poi con Firenze e la mitica Rondinella. Stavolta ampliamo il raggio della nostra ricerca raccontando come altre quattro città importanti del nostro calcio, Trieste, Napoli, Cagliari e Bergamo, abbiano avuto squadre alternative ma che si sono ritagliate uno spazio importante. Le seconde squadre dimenticate: Ponziana, Bireshit, La Palma e Internapoli. Ponziana di Trieste. Fuori Trieste, non in molti sanno che il record di presenze per una partita al vecchio stadio Grezzar non risale ai tempi gloriosi della Triestina in Serie A, bensì al derby cittadino giocato il 1 dicembre del 1974 in Serie D. Oltre agli alabardati c'è infatti un'altra squadra di riferimento in città, il Ponziana, articolo determinativo maschile perché fu fondato come Circolo Sportivo Ponziana nel 1912. Squadra di riferimento del quartiere operaio di San Giacomo, e con un robusto sostegno nella comunità slovena della città, la squadra arriva a giocare in Serie B. Dopo la Seconda Guerra Mondiale va però in scena una scissione. Una parte del club, rinominato Amatori Ponziana, partecipa al campionato jugoslavo ricevendo fondi e sostegno dal regime di Tito. Dal 1946 al 1949 a Trieste si gioca a domeniche alterne il campionato italiano e quello jugoslavo. Un fine settimana con Milan, Inter o Juventus, un altro con Stella Rossa, Partizan o Hajduk Spalato. Ferruccio Valcareggi, poi CT Azzurro, giocò nell'Amatori Ponziana e raccontò così quegli anni difficili. Alle volte, entrando in qualche locale a Trieste in quegli anni, mi additavano con disprezzo. Guarda, Valcareggi dell'Amatori Ponziana. Sì, provavo amarezza, noi giocatori non abbiamo mai mischiato il calcio con la politica. Io non so una parola di slavo, ma giocavo, nessuno di noi parlava lo slavo. Nelle città jugoslave ci hanno sempre accolto molto bene, ma non ci sono mai state manifestazioni di stampo politico, non ci hanno mai costretti a prendere una posizione ideologica. A Trieste abbiamo sofferto, il quotidiano Il Piccolo ci disegnava come traditori e venduti al nemico. Invece eravamo una squadra mediocre che giocava a calcio, faceva gruppo e cercava di non prenderle dagli squadroni d'oltreconfine. La situazione si risolse quando la rottura fra Tito e Stalin portò a un disgelo tra la Jugoslavia e il blocco occidentale. Il Ponziana tornò a giocare nei campionati italiani e il punto più alto arrivò in quel 1 dicembre del 74, quando a fronte di più di 20.000 spettatori si prese il derby con un gol di Miorandi. Ora il club gioca nel campionato d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Bireshit di Bergamo. Può una squadra d'oratorio arrivare alle porte della Serie B, soprattutto in tempi moderni? Eppure, alla fine degli anni 80, Bergamo, proprio nella stagione in cui l'Atalanta sfiorò la finale di Coppa delle Coppe giocando in Serie B, ci andò vicinissima. Protagonista di una scalata dalle serie dilettantistiche come Bireshit Boccaleone, dall'oratorio del Rione di Bergamo dal quale la squadra prese il nome, la squadra raggiunse l'apice nella stagione 1987-88, trascinata dai gol di un giovane Igor Protti e a un passo dalla promozione in Serie B, sfuggita all'ultima giornata crollando in casa contro la Spal. C'è però un bonus: la Bireshit può giocarsi lo spareggio fra le terze dei due gironi di Serie C1. C'è da affrontare a Perugia la regina di Nevio Scala. Arrivano in 1000 da Bergamo, dove la passione per l'Atalanta monopolizza il quadro generale, ma i viola dell'oratorio si sono conquistati la palma di squadra simpatia. Il tecnico Luciano Magistrelli sa che la squadra è già andata oltre i suoi limiti e la regina, accompagnata in Umbria da un vero esodo di tifosi, vince 2-0. La Bireshit scenderà progressivamente di categoria fino a fondersi con l'Alzano, altro club bergamasco che, come Alzano Bireshit, disputerà comunque il campionato di Serie B nella stagione 1900 1999-2000. La Palma di Cagliari.
Proprio negli anni più difficili del Cagliari, almeno in epoca moderna, il capoluogo sardo è stato vicino ad avere un vero e proprio derby cittadino. Mentre il club rossoblu si dibatteva in Serie C1 giocando un derby regionale con la Torres, una squadra facente riferimento a un quartiere cagliaritano, La Palma, riusciva a compiere una clamorosa scalata dal 1985 al 1989 dalla prima categoria alla Serie C2. Il La Palma arriva a giocare tra i professionisti guidato da un allenatore incredibilmente giovane, Bernardo Mereu, che dai 25 ai 29 anni porta la squadra in C. Il La Palma si alterna giocando al Sant'Elia. Una domenica c'è la B col Cagliari di Ranieri pronto al salto in Serie A. Un'altra il La Palma inserito nel girone con Toscane, Piemontesi e le altre sarde, Tempio e Olbia. Il campionato è difficile e Mereu viene esonerato per dare spazio a un simbolo del calcio cagliaritano, Mario Tiddia, che riesce a salvare la squadra. Il miracolo viene vanificato dalla mancata iscrizione nella stagione successiva. Oggi il club si chiama La Palma Monte Urpino e milita in promozione. Inter-Napoli. I progetti di una seconda squadra a Napoli sono stati molteplici e molte squadre dell'Interland si sono trovate a volte a giocare al San Paolo, dal Sorrento al Campania Puteolana fino al Savoia. La squadra maggiormente rimasta nell'immaginario collettivo è però sicuramente l'Inter-Napoli, che tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70 fu protagonista di un progetto molto ambizioso. Nel 1964 il duo composto da Giovanni Proto e Carlo Del Gaudio diede vita a una realtà ambiziosa che radunava circa 10.000 spettatori a partita allo stadio Collana al Vomero, quartiere di riferimento dell'Inter-Napoli. Raggiunta la Serie C, la squadra sfiorò la promozione con Giorgio Chinaglia a centravanti, che venne ingaggiato mentre addirittura si trovava in consegna in carcere durante il suo servizio militare, e Pino Wilson in difesa, elementi che divennero poi colonne della Lazio del primo scudetto, e anche con Peppino Massa che giocò nella stessa Lazio e poi all'Inter. Nel 1969 e nel 1970 la squadra sfiora la Serie B, con Luis Vinicio in panchina, chiudendo il campionato di terza serie al terzo posto. La mancata promozione in B non fece decollare definitivamente un progetto che visse il canto del cigno con la conquista della Coppa Italia di Serie D nel 1981. Dopo numerosi cambi di denominazione, l'Inter-Napoli è stata rifondata recentemente e partecipa attualmente al campionato di prima categoria. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!